Come ormai sai, il numero di avvistamenti di strani oggetti volanti è aumentato a dismisura in poco più di un decennio. E questo per due motivi. Il primo è che praticamente tutti, in ogni parte del mondo, hanno ormai un dispositivo per registrare e dopo caricare il filmato su internet. Mentre il secondo consiste nel fatto che ormai la gente non ha più paura di essere considerata folle se parla di UFO. Quindi, se sei pronto, iniziamo. Un uomo brasiliano, nel luglio del 2024, ha immortalato uno strano oggetto volante. La qualità del video è ottimale e grazie allo zoom lo si può osservare più nel dettaglio. L'oggetto metallico non presenta ali o eliche, inoltre non sembra possedere nessun tipo di propulsione. Chi ha effettuato la ripresa inquadra anche la strada per qualche secondo prima di inquadrare nuovamente l'oggetto, fornendo così un'idea approssimativa circa la distanza dall'UFO. La forma dell'UFO è un po' insolita. Più che ricordare il classico disco, sembra avere una forma a diamante. Inoltre somiglia allo stesso oggetto metallico immortalato da un pilota circa un anno fa. Un UFO con la stessa forma di quello ripreso in Brasile, infatti, è stato filmato anche a Miami in Florida quello stesso giorno, da un uomo che si stava rilassando sul balcone. Yo, can somebody explain to me what the hell is that? What is that, yo? That thing is not moving. That looks like a flying saucer. Mentre, qualche giorno dopo, un passeggero su un volo di linea ha ripreso questo. Tra gli scettici c'è chi afferma che si tratti di semplici palloni sonda, anche se dalla forma non sembrerebbe. Tu credi possa trattarsi di autentici avvistamenti di UFO? O magari hai un'altra teoria al riguardo? Questa clip è stata girata in Russia e, come avrai notato, in cielo sono presenti tantissime luci bianche che si muovono molto rapidamente ed in modo coordinato, quasi come se danzassero. Magari si tratta di un fenomeno naturale che non è mai stato osservato prima, anche se va detto che un evento simile si è verificato anche in Cina. Anche in questo caso, nel cielo notturno erano apparse migliaia di puntini luminosi ed in questo caso sembrano muoversi attorno alla luna. Quindi tu, cosa credi possa essere? E il fenomeno registrato in Russia potrebbe essere collegato magari in qualche modo a quello avvenuto in Cina? Questo video è stato girato ad Ibiza il 29 luglio del 2024 e possiamo osservare un UFO in modo piuttosto chiaro. Via, via, via! In quel momento, nel cielo diurno, è presente anche la luna e proprio sotto di essa c'è un oggetto che rimane sospeso in aria per alcuni secondi emanando una luce bianca e poi, in una frazione di secondo, accelera da sinistra verso destra, scomparendo dall'inquadratura. Questo video è divenuto presto virale, totalizzando milioni di visualizzazioni ed anche alcuni notiziari locali ne hanno parlato. Quel giorno diversi testimoni hanno visto quel particolare oggetto volante ed anche se è stato inquadrato per una manciata di secondi, osservando il modo in cui accelera repentinamente, una domanda sorge spontanea. Potrebbe trattarsi di tecnologia non umana? Tu cosa credi? Il prossimo filmato è stato girato da un gruppo di adolescenti in Russia. I ragazzi, mentre riprendevano un temporale, hanno assistito ad un fenomeno davvero bizzarro. Sembrano una serie di globi rossi disposti in sequenza per formare una linea orizzontale. Anche se è in corso un temporale, pare ovvio che non possa trattarsi di un fulmine.
Quindi cosa potrebbe provocare quel forte bagliore rosso che si vede anche da molto lontano? Anche i ragazzi appaiono piuttosto confusi, segno che non avevano mai visto nulla di simile prima d'ora. Non sembra trattarsi né di missili né di razzi di segnalazione. Escluderai anche la possibilità che si tratti di un aereo in fiamme, altrimenti l'avremmo visto precipitare. Secondo te, quindi, cosa potrebbe aver causato questo strano fenomeno atmosferico? Un allevatore dell'Oklahoma decise di installare una telecamera di sicurezza poiché alcune delle sue vacche erano scomparse misteriosamente. Poi, una notte, mentre era fuori a riparare la sua auto, sentì un forte rumore e, precipitandosi nella stalla, vide questo. Una delle mucche che erano scomparse era, diciamo, magicamente riapparsa passando attraverso il tetto. Quando l'allevatore vide il filmato, non riusciva a credere ai propri occhi. In un attimo, il bovino sfondò il tetto, facendo spaventare anche le altre mucche, che vennero colte di sorpresa. Tra coloro che hanno visto il video, c'è chi è più scettico e pensa che la mucca in qualche modo si sia arrampicata sul tetto della stalla, mentre per altri la mucca deve essere caduta dall'alto, sfondando di conseguenza il tetto della stalla. Magari gli alieni, dopo aver rapito il bovino, hanno pensato di riconsegnarlo all'allevatore. Ma tu, cosa pensi sia accaduto? Potrebbe essere un caso di abduction finito male? O si tratta di un raro esemplare di mucca scalatrice? The lights made no sound. Whatever was there was making no sound, and they were orange. And we don't have the color because it was the night vision. Il prossimo filmato non è di grande qualità, ma se osservi attentamente noterai che l'oggetto si muove da sinistra verso destra in modo peculiare. Infatti, non appena una luce si spegne, se ne accende subito un'altra davanti. Inoltre, il cavallo, presente nell'inquadratura, sembra intuire che stia avvenendo qualcosa di strano. Infatti, sembra spaventato. Ma questo non è l'unico caso in cui è stato catturato un oggetto volante che si muove accendendo e spegnendo le luci in maniera intermittente. No, it's not. That is not a plane. Where are the clouds? There's no clouds in the sky. Anche in questo caso possiamo vedere come il globo luminoso scompare improvvisamente per poi riapparire più avanti, come se si teletrasportasse. Look, it just disappeared. See, it's not a plane. That's not a plane. Not a plane. Guys, I got it. Anche in quest'altra clip, una donna cattura un oggetto che si muove allo stesso modo. What the fuck? Secondo te, che tipo di oggetto volante si sposta in questo modo? Non credo possa trattarsi delle luci presenti sulle ali degli aerei, visto il tipo di manovra che esegue. Inoltre, in alcuni casi, la luce compie un balzo in avanti troppo ampio, quindi potrebbe trattarsi di tecnologia terrestre. O magari sono velivoli creati dall'uomo ma ancora in fase di sperimentazione. Nel maggio del 2024, il cielo di Teheran, la capitale dell'Iran, è stato attraversato da un oggetto volante dalla forma discoidale, sulla cui base erano presenti numerose luci verdi che spiccavano nella notte. In questo caso l'avvistamento è di ottima qualità e quindi si è portati a pensare che si tratti di computer grafica. Tuttavia diversi testimoni in vari punti della città hanno ripreso lo stesso disco volante. Sempre quella stessa notte è stato immortalato anche da altri testimoni.
cose, questa è un giorno. Il fatto che numerose persone abbiano ripreso e caricato in rete questo avvistamento del medesimo oggetto volante potrebbe rendere il tutto ancora più credibile. In quest'altra clip si può anche sentire il suono prodotto dall'UFO. Quindi, cosa potrebbe essere? È tecnologia aliena o terrestre? O magari si tratta solo di uno scherzo molto ben architettato? Tu, cosa credi? E lá, cara, aquela luz. E lá. Que é aquilo, cara? Nel giugno del 2024, a poca distanza dalla costa del Messico, un gruppo di marinai ha notato quella strana luce che sembrava provenire non dal cielo, ma bensì dalle acque oceaniche. Inquadrano anche le nuvole per vedere se c'era qualche squarcio da cui filtrava la luce. Ah, il sol morreu, foi pra lá, non foi pra cá, no. Questo bizzarro evento ha catturato anche l'attenzione di alcune TV locali. Bisogna dire che anche in altre occasioni vari testimoni avrebbero assistito all'apparizione di strane luci provenienti dal mare, come in questo video. Una voglia di... Come sempre tra gli scettici c'è chi pensa si tratti di creature bioluminescenti come batteri o meduse, mentre per altri potrebbe trattarsi di USO, ovvero oggetti sottomarini non identificati. E allora de momento, ¿verdad? Ma tu cosa credi? È plausibile che così come nei nostri cieli, anche nelle profondità marine, ci siano navicelle di origine aliena? Tu hai qualche teoria alternativa per spiegare questi strani eventi? Questo filmato è stato registrato da un uomo indiano che, osservando il cielo notturno dalla finestra di casa sua, notò un'intensa luce che filtrava da un banco di nubi. Prova anche a dare una spiegazione a ciò che sta guardando. Kya Blue Bean Project shuru ho chuka hai? Hijole kabhi kabhi sab kuch vibhinn digital platformon par dikhai deta hai. Mera vishwas karo, yeh ek shadyantra siddhant ki tarah lagta hai aur aaj mera manna hai ki hum bahut kareeb hain, lekin aisa nahi hai. Come puoi vedere, il bagliore è davvero intenso. Purtroppo non si riesce a capire se provenga da un oggetto solido e si muove piuttosto rapidamente. Come avrai notato, man mano che avanza quella grande luce, inizia a separarsi. Tu, di cosa credi possa trattarsi? Dal video non si sente alcun suono che possa essere assimilato ad un elicottero o a un drone. Che ha Blue Project aisa hi hoga? Ya shuru ho gaya hai priya. Kabhi kabhi sab kuch ke saath. Ya ubhar raha hai. Secondo l'uomo che è stato testimone del bizzarro avvistamento, si tratterebbe del progetto Blue Beam, che consiste nel proiettare luci ed ologrammi in cielo per convertire i popoli in un'unica religione e dar via al nuovo ordine mondiale. Ebbene amico, questi erano solo alcuni dei tanti avvistamenti avvenuti dall'inizio di questo anno. Ce ne sono ancora tanti altri, e se vuoi che questa serie continui, tu non dimenticare di lasciare mi piace al video e di iscriverti al canale. Io per oggi ti saluto, ma noi ci rivediamo domani con un nuovo video. Ciao!